Ciao, come state? Tutto bene? Beh, intanto un saluto per ringraziarvi perché siete stati tantissimi anche oggi dopo il nostro periodo di pausa. Quindi mi ha fatto piacere ritrovarvi e ritrovare questa grande famiglia che insomma insieme ha parlato di musica, ma ha parlato anche di quello che ha fatto quest'estate, ha dato dei consigli e dei suggerimenti, ha voluto condividere anche il proprio lavoro, così come il panettiere, che è un lavoro sacrosanto e anzi di tutto rispetto, ed è bellissimo perché non si vanno a perdere le tradizioni, anzi, e ci insegnano anche a mangiare in modo sano. Quindi grazie per essere stati con me e aver condiviso la vostra passione. Io vi do l'appuntamento martedì prossimo, ma prima di darvi l'appuntamento martedì prossimo faccio un riepilogo di quello che siamo andati ad ascoltare, così che insomma, se avete voglia, magari potete andarvi a cercare i brani interi. Ci siamo ascoltati Just and Daddy Would I Lie to You, che io amo tantissimo questo duo. Poi siamo andati a scoprire o riscoprire i Jefferson Starship, che poi sono diventati Jefferson Airplane, e abbiamo estrapolato il brano che ha avuto maggiore successo di questo album, ovvero Jane. Dopodiché siamo arrivati in Italia. E allora un altro artista che io amo alla follia era lui, Ron, dall'album Live. Quindi ci siamo ascoltati anche live questa mattina, Tutti i cuori viaggianti. Ci siamo ascoltati i ragazzi italiani e poi ho chiuso con questo. Abbiamo ballato un po' di rock and roll con Kim and the Cadillac e la loro Stop. Perché? Perché questo? Perché insomma ho pensato quale potesse essere il tema della mia festa dei 50 anni e così mi è venuto in mente che mi piacerebbe farlo tema anni 50. Quindi pin-up, gonne, un po' la Happy Days. Insomma, tutto questo arredamento molto stile anni 50. Ecco, non è detto che la mia festa tema non converga poi su questa cosa qui, e quindi ho voluto così riascoltare anche un brano che mi portava un po' indietro agli anni 50 e abbiamo ballato anche un pochettino insieme. Bene, questo per dire che come sempre si parla di musica ogni martedì, per cui l'appuntamento è martedì prossimo. Magari prima vi scrivo poi anche quale potrebbe essere l'argomento, in modo da avere i vostri suggerimenti e iniziare a chiacchierare un pochettino anche di quell'argomento. Va bene, intanto passate una buona giornata, grazie ancora, sono contentissima di avervi ritrovato. Un bacio, ciao, a martedì!